Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video di Jumpitech. Stiamo oggi con Murri, scusate la linea dei monitor qui, ma oddio, minchia, istantanea è stata messa a fuoco. Stiamo oggi andando a fare una cosa molto particolare che ci è venuta in mente mentre eravamo lì che stavamo cenando. Perché Giorgio ultimamente viene a trovare spesso, che succede? Boh, non lo so. In questo video praticamente andremo a trollare sotto un certo punto di vista. Che cazzo guardi? Provando se clippasse. Non clippa, tranquillo. Andremo a trollare degli streamer su Twitch. E se faranno quello che gli indicheremo di fare, stavi provando a coniugare bene, doneremo ben 20 euro. 20 euro. Oppure potremmo donare molto di più, dipende se la trollata dura tanto. Possiamo fare direttamente una trollata e via. Che cazzo ce ne frega? Come una scopata e via. E doniamo 100 euro al primo. Comunque, andremo a sfogliare tra gli streamer con meno viewers. Yes. Tra l'altro, abbiamo trovato uno streamer molto divertente. Quindi iniziamo subito. Se questo video arriva a 40.000 like, lo rifacciamo. Yes. E questo streamer si chiama Prosciutto Cotto, ragazzi. Ciao, Prosciutto Cotto. Ciao, Prosciutto Cotto. Non ti offendere. Abbiamo creato un account fake. Yes, il nostro account, ragazzi, si chiama Pietro Frasti 95. Giorgio Frasti è andato in pensione, arriva Pietro Frasti 95. Esatto. Mi aspetto le fanpage che si chiamano Pietro Frasti. Probabilmente sì. Dalla Cina col furgone. In basso a destra. È cinese, però è molto simpatico. Quindi come iniziamo, Giorgio? Come ci approcciamo? Tanto poco fa abbiamo testato un po' il terreno, sì, e prima risponde. Esatto, prima legge molto la chat, quindi cominciamo a sondare il terreno se accetta le donazioni. Prosciutto, sei disposto a fare delle cose in cambio di soldi? Vediamo che succede. Sei disposto a fare delle cose in cambio di soldi? Pietro, dipende da che cose, dipende. Dipende quanti soldi, no? Le cose. Dipende, esatto, quanti soldi. Chi è questo che parla? Non lo so, dipende quanti legale. Soldi. No, Fra, siccome questa trollata secondo me dura un bel po', facciamo 40 euro direttamente a lui. Ci certo, rimangono vai. Poi 60 euro, dai. Però diciamogli subito. Gli dico subito il prezzo, Fra. E poi gli diciamo cosa fare. Certo. Vai, oppure pensiamo pure cosa gli dobbiamo cosa far gli fare. Cosa gli potremmo far fare? 40 euro, accetti? 40 euro, accetto. Arriva instant poi. Pietro, boh, io per 40 euro sì, accetto. Però facciamo i fra... No, allora... Cioè, no, cazzo, deve essere cattiva. 40 euro. Sta minchia quella Ionico. Però è simpatico Prosciutto Cotto. È simpatico, ragazzi. Vi lascio il link in descrizione per il Prosciutto Cotto. Facciamogli mangiare un kiwi intero in bocca. In un solo boccone. Ma dove cazzo ti è venuta? Non lo so. Se non è il kiwi, qual è frutto? Vabbè, vediamo che cosa dice intanto. Riesco a mangiare un kiwi intero in un solo boccone, eh? Sì. Il problema è dove cazzo lo trovo un kiwi a quest'ora io. Che frutta hai? Sembra strega comanda colore. Che frutta ho in casa? No, quella marca è un po' difficile. No, non ce la potrei mai fare. Ah, ti diamo 40, ti do 40 euro però. Direi, no, evitiamo ragazzi, no. Ai mandalini, what? Mandalini? Perché è cinese? Per mangiare la frutta da 1000 euro in... Cioè, 1000 euro? Che cazzo è? Manco Valentina Nappi. Prosciutto Cotto non vuole collaborare. Ci siamo già just chatting sempre. Facciamo Pepo. Vai, vai. Ragazzi, sì. Andiamo dal nostro amico Pepo. Dal nostro amicone Pepo. Speriamo ci sia lui live nel fratello. Oh, Fra, Irico, chiamami a Pepo che ho una sfida per voi. Ciao, Air Jarmac. Hai visto la bomba che ti è passata? Ah, devo seguire Pepo. Vedi che... Ah, minchia mafia. Ciao, Jarmac. Ciao, Pepo. Ciao, Pepo. Ah, ok, intendevi per il comando. Aspetta che sta tryhardando. Aspetta, forse sta vedendo. Dove sta Pepo? Ho una sfida per voi. Prima dimmi la sfida e poi in caso io lo dico a mio fratello. Il primo a non salutare quando stacchi la live. Mica quanto sei fake col caps lock. Doniamo 50 euro. Sì, ma dimmi che cosa, Pietro. Mangiare. Voglio vedervi mangiare. Dimmi cosa. Ah, cioè, un kiwi è piccolo per loro, Fra. Beh, no. Prima di doni e poi lo fa. Ci sono bloccati questa cosa del frutto. Voglio vedervi mangiare un frutto intero in un suo balcone. Ma non si può fare, dipende. Vabbè, un frutto in generale, uno qualsiasi. Perché ci sono i pezzi di frutta piccoli. Preferirei un kiwi. Ah, un ristorante. A parte che t'affoghi, non riesci a metterlo. Se scrivi, ma tu 50 euro. Un'arancia o una mela. Preferirei un kiwi. Il kiwi a me fa schifo. Tu mangi 50 euro, però. Gianmarco, 50 euro. Devo mangiarlo Pepo, non tu. Sì, ma per 50 euro io lo farei. Ma io ci posso provare a farlo. Ma se non entra nella bocca, non è colpa mia. Cioè, ci posso adesso pure provare. Adesso riascoltate a farlo, con gli occhi chiusi. Non ci entra. Ma deve mangiarlo Pepo, non tu. Ma mio fratello lo fa, non lo sai chi. Ma prima li devi donare. No! Se non lo fai però ti sminchio la testa. Allora va bene, donali che in caso lo vado a chiamare anche ora. Gli faccio tirare l'acconto, 10 euro. Dai. Ti do un acconto. No, noi siamo di parola, fidati Pietro, non ti preoccupare che siamo di parola. Minchia, hai pure creato l'account 2 minuti fa, secondo te ti devo credere? Porco di... Dona 15 euro. Dona 15 euro, dai, dona 15 euro, basta che sei di parola e poi lo fai. Minchia, se non lo fai! Finito! Se non lo fai! Vabbè, se dona 15 euro, penso che sia di parola e poi dona gli altri. Aspetta.
Stronza! Raga, 15 euro prima andati, l'acconto. Ok, vedete che non sta, non è un trollino. Voi che non ci credete, io vogliamo Pepo pensanti. Vuoi proprio che lo fa mio fratello? Non lo posso fare io, lo devo svegliare, vero? No, oh, ora, oh, Gianmarco, se non chiami Pepo, vai, 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 sveglia Pepo, guarda la shot. Lo sveglia Giuseppe, gli dici di salire con Buve, vedete che frutta c'è. No, un cazzo! Deve essere enorme. Dall'arancia in su. Chi lo sta svegliando mia madre? Sei un cocone. Non ci vuole un pochissimo. Compa, sua madre lo sta svegliando. Sei un cocomero meglio, Riccillo. Sei un cocomero, compa. Ha detto che deve essere grande quanto un kiwi almeno. Mi raccomando, noi lo faremo, ma poi ovviamente se non ci riesce è normale che lui ci proverà, ma fino a dove arriva arriva. Niente soldi. Diamo gli altri 35. Poi intanto si riaddomenta, questo si alza, se mangia l'arancia e sono qui. Oddio! Ovviamente Pepo, non ci vuole male. Stiamo giocando, fra. Ti abbiamo dato 50 euro, si spera. Ah, esatto. Miei 50 euro, porca roba. Io mi immagino ora Pepo che arriva tutto picchiato lo suono. Ma visto che mi sembri uno che gli piace scommettere queste cose, dopo, se vuoi, dopo questa scommessa, proponimi, che ne so, un limone io. Quanto daresti per io mangiarmi un... Sei arrivato! Che cazzo è? Mi mangio un limone intero, anche con tanto tempo. Quanto con tutta tempo? La buccia, se con tutta la buccia, 1000 euro. Sono queste scommesse. A me piacciono le persone che gli piace pagare per la scommesse. La buccia 100 euro. Non ci sono banane, ma non ci entro. Se è con tutta la buccia 100 euro. Con tutta la buccia, no, con tutta la buccia no. Senza buccia. Solo senza buccia. 2,50 euro. E tanto chiama Pepo? È possibile, è possibile. La buccia potrebbe fare male, evitiamo quanto me. Potrebbe fare male? Non so se fa male, non fa male la scuaccia. Ma mezza stai grattugia. Facciamo, va bene, dai, me lo mangio con tutta la buccia. Porco 100 due! Euro con tutto il tempo che voglio, ovviamente, va bene? No, tagli tutto sano. Tagli tutto sano. Che fa, ma che cazzo stiamo a dire? La buccia, va bene, 100 euro. Ovviamente c'è tutto il tempo che voglio. Sì, dettiamo anche le regole. Massimo 10 minuti, sì. No, max 5 minuti di buttarlo giù. Se lo butti giù in 5 min, 100 euro. Ogni minuto. In più o meno 10 euro? In più meno 10, meno 10 euro. Se stiamo facendo proprio... Oh, ma che cazzo! Questo video è trollare Pepo, non trollare gli stream. Un po' cazzo lo è questo video, praticamente. Un tempo che avviene Pepo, se guadagni 100 euro, poi ti prendi 1000 limoni. Va bene, dai, ok, dai, 5 minuti. Va bene, 5 minuti. Che ma stiamo dettando leggi! Sono 16! Ho un minuto da agghiottare una banana sana, sta svegliando, considera che era in sogno. Ma chi minchia è Sofì, compa? Sono pieno. Penso tua madre. Che ora dovrebbe arrivare? Sali tu la frutta, Sofì. Di che si mettono full screen? Pepo, ti voglio bene. No, no, arancia. Cioè, arancia e pesca, quello preferito. Arancia, arancia, la pesca avevo un nocciolo. Ma scusa, l'arancia non è meglio che un morbido. Prendi il limone pure. Si sta portando avanti. Ha detto no, li ha donati. Ha detto che se dopo io mi mangio un limone con tutta la buccia, 100 euro. La pesca il nocciolo, fra, come fai? Ah no, arancia, prendi l'arancia che c'è il nocciolo. Cioè, a poco, mandiamo, come cazzo. Come arancia, raga. Lo so che stavi dormendo, ma per soldi ti svegli, stai zitto. Anch'io lo farei, siamo due criminali. Chapeau. Sai che ti sto dimmiando? Mi ha detto che lo voleva da te, quello. Io l'ho detto, lo posso fare io che sto dormendo. Mi ha detto no, lo voglio fatto da lui. Ha detto di aggiungere qualcosa perché si è svegliato. Sì, ma che cos'è? Peccato! Che cosa dobbiamo contrattare? Ha detto 20 euro in più perché Suca! Si è svegliato. Ma che cazzo? Li appoggiati là, li prendi. Mamma mia, sei addormentato di merda. Se accettate entrambi, devo spendere 150 euro, digli. Che cos'è questo cambio? Ci sei casato? Che cazzo è stato? Dai, prendi quelle cose. Dai, Pepo, sono morto. Caro Pepo,
Mi dispiace se ti abbiamo... Parliamo direttamente con te perché so che stai guardando questo video mentre tu stai palesemente dormendo. So che ti abbiamo svegliato durante il tuo sonno per le nostre burle. Ci dispiace molto. Ci dispiace. Ma dobbiamo campare pure noi. Ti inviteremo probabilmente a cena dopo questa cazzata perché mi sembra il minimo. Però, fra scusaci, ma stavo facendo questo video delle streamer, di trollare gli streamer, abbiamo pensato a te. C'è qualcun altro che lo dona perché se no si è appena svegliato? Vabbè, la sbucci tu che sono nella gara. Ti lasci sbucciare. Madonna. Minchia, te la devo dire. Ma il savarno mi sta scherzando. Puoi sbucciare un'arancia per 15 euro. Per 15 euro non comincio dal letto. Minchia. Andavano a farmi venire voglia. Minchia, 15 euro. Non li puoi donare subito sti soldi, sti 50 euro. Tanto lo fa. Dai, fidiamoci. No, fra. Ah, ok. Famo che ti do altri 10. Ha detto se lo fai ne dà altri 10. Al posto di 50-60. No! No, non capisco un cazzo! 25 di anticipo. Saldo, anzi, ti prendo come un commercialista. Sì, sì, io sono un businessman. Li doni altri 10 euro, per favore, che almeno... 10. Con questa pioggia, 20. Sento quasi un altro... Donane altri 20, dai che ce l'ha già in mano tanto. Ne ha donati altri 10 per ora, dai. Yeah. No, altri 20. Ho detto donano altri 20. No, chi sta tappiando? Chi sta facendo? Fra! Ah, sta levando la merda interna, guarda. No, no, non la sta aprendo. Sta togliendo solo le cose dentro. Le cose bianche dentro. Allora non si mangia, quelle amare fa male. Tra ti sta impegnando, ma quelle amare fanno male. La rimette com'era, tranquillo. Ma cazzo fa? Pepo, se ce la fai diventi il mio nuovo cazzo di idolo, ti giuro. Vengo lì dove... Ah, godiamoci questo momento. In realtà non sono 50 con le tasse, comunque dai. 40 euro. Sì! Oh, allora ci paghi i tasse! Ti muovi, mamma mia quanto sei lento! Dio, se non lo fai ci perdi pure i 100 euro. Ma ti muovi! Del limone. Ah, ci sgranda tutta, fra! Hai l'ansia! Pepo, non si riesce nemmeno a vendere. Se sono 50, stai perdendo l'ora e mezza e sono 50. Mi piace il fratello. Ciao Mark, vai. Ti muovi che se no ho già detto che non vuole fare già più quella del limone. Dai, te posso fare che te lo No, prima devi fare tu, se no dopo non sappiamo nemmeno se li dona. Si deve mangiare tutta quell'arancia in un boccone e sta perdendo 7 anni. Alleluia. Dai, ma tu non ti avviene, fa! Non la sputare subito. Vabbè, dai, dai, però mi chiaccio sgrondato. Stiamo arrivando, raga! Oddio! Oddio! Fra! Fra! Pepo, non ci credo, fa! Col tempo. Ci sono stato lo occhio! Raga, screenato questo. Non ci stai fermando. Oddio. Sembri tu, fra, quando... Sto facendo vedere che non ha sputtato niente. Arrivo, prepara il limone. Arriva la donazione, ragazzi, siamo di parola. Ormai non c'è niente fra noi due. Vai a prendere la carta. Voi che state guardando ormai... Ma perché parlo di tasse? Tasse, capito? Parlo a tasse. Quanto non fammi divertire, minchia, mi avete svegliato. Dillo, diglielo, la donazione del limone, diglielo, la donazione del limone è intera, quindi mangialo e arrivano. Pulisciti, siamo in una lobby buggata, non posso stare fermo. Ah, padele con le canetti! Lascia la lobby, dai. Vatti a lavare le mani. Vai. Tutto sbrodolato. Lo so che lo devo fare io, lo so. Dai. Ma picchia dai. A giocare, perché forse perché se no, mamma mia, che palle. Pazzesco. Questi quantomeno li tolgo, no, questi così qua. I culi. Sì, sì, certo, sì, vai. Giusto, mi mangio la buccia, ma questi qua li tolgo. Questi qua non si possono mangiare. Il culo e il coso, sì. Oh, se andiamo a cena offite voi. Esatto, con i 150 euro. Esatto. Ah, ricordati, dobbiamo cronometrarlo, fra. Dila per inizio cronometro. Ho detto che me lo posso mangiare come voglio, ma ho 5 minuti. Se gli metti più di 5 minuti inizia a scendere. Io sto cronometrando. Come vuoi.
Aspetta che picchio cronometro. Ma che fa? Lo sta tagliando. No, no, non ha capito un cazzo. Intero. No. Intero, fra, non così. No. No, non ha capito un cazzo. Non ha capito un cazzo. No, Chris, non capisco un cazzo. Mi sento una merda. Quando è iniziato il timer? È 40... Quella minchia era? È 42:30. Ancora la prima fetta, fra. No, è impossibile mangiare 5 minuti, raga. In effetti non l'avevo mai provato. Vuoi provare a dare un morso? No. Perché? Non vale farti aiutare. È immangiabile. È un po' quando fai per mangiarlo che ti vedevo sboccare e ridiamo tutti. L'ha sputato? Sì, sì. 2 minuti andati. Vai, vai, vai. Taglio te sano. Non posso ingoiarlo, è impossibile, è troppo grosso. Proprio se la ride, giustamente. Sì, 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 ora se la ride. Per le boccucce piccole. Per le boccucce piccole. Ah, chi tu sta giocando nel frattempo? Sì, sì, compa. Perché poi si blocca tutta la mandibola. Io pure l'ho fatto una volta. Però una fetta l'ha fatta in 3 minuti. Minchia, ne ha 4. Non ce la farà mai. Però peggiori i video di X-Murray. Quando si mangiano e si bevono cose strane. Lì sì che c'è da rischiare. Ce la faccio, ma con più tempo. 5 minuti è impossibile. Perché dura la buccia? La devi prima masticare, ammorbidire. Non riesci a ingoiare, se no. Vomitando per un limone, ma stiamo scherzando. Manco fosse merda. Che trash vomitare per un limone. Tipo io a te mangiare, mi sto mangiando pure i semi, perché ho beccato pure i semi. Dai che con 100 euro ti paghi due puttane. Il famoso piccolo ingoi tutto solo senza masticare. Ingoi senza masticare. Ma come è scemo quello? Quello perché quello sta vendendo 100 euro svanire. Vai, scrivi 5 minuti andati. 90 euro. Siamo a 90 euro. Ti prego, non mi vomitare sulla scrivania perché ti giuro. No, fermiamoci. No, frati, basta. E li togliamo lo stesso. No, sta minchia, io gli demo 50 euro, dai. Raga, lo stoppiamo perché se no moriva sul serio. No, aspetta, no, basta, aspetta. Ragazzi, 50 euro andati, l'abbiamo stoppato perché altrimenti la gente vomitava. Però è stato super divertente. Vediamo la reaction. Vediamo la reaction dei 50 euro. Questa pioggia, mi sento quasi una troia. Spunta Jumpy Tech un fail. Euro, ok. Dai, grazie mille. No, è stato divertente. Ti bubi. Grazie, grazie, grazie mille. Già il solo fatto che grazie mille. Ragazzi, allora noi l'abbiamo donato. Adesso però, siccome sto video si è evoluto in tutt'altra cosa, stiamo registrando da un'ora e passa. Deve essere una un troll agli streamer, però poi il nostro Pepo. Chiamalo col tuo numero, ci ha deliziato. Ci ha deliziato. Adesso chiamiamo Pepo in live. E gli diciamo che eravamo noi. È muto la qua, quindi. O l'abbasso. Sì, 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 sì. O l'abbasso e basta. Ragazzi, adesso gli riveliamo che eravamo noi. Pischini, gli abbiamo fatto fare un sacco di cose. Comunque è stato super divertente. È stato proprio uno scherzo. Cioè, più che un troll, era uno scherzo a Pepo. Ovviamente. Sì, pronto? Prontone, Giampi, mi dica tutto. Ciao, Fra, che fai? No, in questo momento sono in live. Ah, minchia, ti disturbo. Ma sto Pietro Frastica, ci piace mangiare un limone. Come, Fra? Oh, quello è live che sto facendo le cose. Ma sei tu, sei? No, ma che dici? Era Giampi, te. Frate, sono con Giorgio, sto registrando. Sì. Sì, infatti, però mi sono sentito troppo in colpo. Ti vogliamo bene, compa. Ho detto basta. Minchia, appena abbiamo visto tuo fratello che stava morendo, abbiamo detto, vabbè, è basta, evitiamo. Sono visto per una vomita. Cioè, un ragazzino l'avevo letto, il Nick. Perché, meno male, fra. No, perché Pietro Frasti ci arrivi. Che arriva Giampi Tech da Pietro Frasti, immagino. Non lo so, però ci pensi. Ci pensi, che poi l'ho chiamato Pietro, che ho detto ciao Pietro. Mi si allucinò, così. Fra, spero... Spero che non ti dispiace, cioè mettiamo il video e poi, poi ti invito a mangiare fuori. Poi ti invito a mangiare fuori e paghi tu, compa. Caterette 100 euro. Vabbò, Fra, dai, ci sentiamo, ti lascio, va coicate. Ciao. Ciao, Fra. Ciao, Pepo. Ciao, Gian.
Va bene ragazzi, io direi che per questo video posso essere tutti. Spero che come sempre il video vi sia piaciuto. Durerà un bordello sto video. Ciao Peppo, ti vediamo bene. Grazie mille a Peppo, grazie mille boh, ai miei soldi, che cazzo. Però è stato divertente ragazzi, spero ne sia valsa la pena. Niente, da Jumpitech è tutto. Anzi, arriviamo a 50.000 mi piace. Lo rifacciamo. Lo rifacciamo ad un altro streamer, però con altre cose, senza frutta. E sto giro senza far morire nessuno. Da Jumpitech è tutto, ciao ciao. No, ma infatti io ho detto dono, ho donato 15 euro. Da quel momento ho detto dai, sembra. Io pensavo in realtà che ci rimanci, non donava più. No, pensavo... ma io pensavo fosse un troll. Io pensavo donava 15 euro e poi non li ridonava. Io pensavo fosse un troll. Ma io gli auguro che questo video gli faccia 300 euro, molto meno. No, comunque pure a me mi sembrava una grandissima minchiata appena arrivato. Già, ma pure, io sono molto. Ma pure mamma lo stava prendendo per il culo da due ore, che gli scriveva sì, sì, sicuramente, tutti così, arrivano, dicono e poi non fanno niente, cose così. Minchia, mi ha fregato alla grande. Sei pure nel video sei tutto il tempo... Ci sarà un video di mio fratello con... We'll be right back.